Buongiorno, 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 ben ritrovati, scusate, a questa video analisi dedicata al Forex in collaborazione con il broker TopFX. Vedete lì il logo che gira vicino alla testolina di Donald Trump. Sotto nella descrizione del video su YouTube c'è il link che vi rimanda al gruppo Telegram, gratis ovviamente, dove ci sono già centinaia, avrà superato 800 già persone. Ormai è il gruppo di riferimento in Italia per il copy trading, ovvero la possibilità di replicare automaticamente. Vi dovete solo agganciare il vostro conto, lo potete sganciare in qualsiasi momento senza chiedere permesso a nessuno. Potete provarlo con un conto demo prima di rischiare i veri soldi, quelli soldi veri vostri, cari preziosi soldi, e confrontarvi quindi con questo gruppo con gli altri che già lo stanno usando. Potete scegliere tra tantissimi sistemi. Nel gruppo ci sono già dei video che lo spiegano. C'è Costantino, che saluto, di TopFX, a cui si possono fare tutte le domande richieste in merito. E Costantino, come sempre, ogni giorno all'interno di questa video analisi mi dice: Renato, dai un'occhiata a questo sistema. Andiamo insieme a vederlo. Si chiama OTIUM, non so se Otium o Otium, non lo so, chiedo scusa a robe.mirabella, che è il fornitore di questa strategia presente nel copy trading da 18, quasi 19 giorni, e che già è partito con una performance di tutto rispetto, più 40% con questi pips guadagnati. Qui vedete la equity, le condizioni per seguirlo, l'andamento su base mensile, ovviamente settembre, parzialmente settembre e ottobre, siamo più 29,78. Qui vedete altri numeri, statistiche, come anche qua quello del numero delle operazioni totali, vincenti, perdenti, al rialzo, al ribasso, qui rappresentato graficamente, gli strumenti finanziari su cui opera, qui altre statistiche, qui l'andamento dei copiatori, che ovviamente più va sale la performance, più aumentano, vanno dietro a seguirlo, qui altre notizie, informazioni, guardate, c'è tutto, e qui anche una breve spiegazione, insomma presentazione di quello che è il suo servizio. Partecipate, dai, partecipate, è gratis tutto. Apertura di un conto, tenuta conto, poi vedete le condizioni bene per seguire i vari fornitori, strategie, e altra cosa importante, tu puoi presentare, proporti come uno di questi fornitori di strategie. Ebbene, allora, ovviamente tanti mercati che offre TopFX ed è leader soprattutto per quanto riguarda il Forex, da dove stanno arrivando e sono arrivate delle indicazioni già che hanno anticipato quello che sta succedendo adesso sui mercati. Qui è tutta C-Trader di TopFX, che quello che stanno già anticipando quello che sta accadendo in questo momento con le forti vendite sul mercato azionario, perché mai come in questo contesto coronavirus, dollaro e Wall Street prendono strade opposte, diverse, mercati inversamente correlati, come si usa dire in questi casi. Ed eccolo qua il dollaro index, l'indice del dollaro, vedete come sta spingendo. Questo è il grafico a 1 minuto sopra quello di tendenza giornaliera Kinashi, che ci dice già dal 13 ottobre c'era stato questo segno di inversione verde, confermato poi ieri e anche oggi con un nuovo massimo di periodo 93,76. Si stacca quindi da quota 93, vede quota 94, c'è la resistenza 94,58, però come sempre vedere con che colore ci arriva, se ci arriva col verde, semaforo verde ancora a favore dei rialzisti. Grafico praticamente capovolto per l'euro-dollaro, saranno contenti alla BCE, il capo economista Lane, che quindi vede l'euro oggi ha toccato un nuovo minimo 1,1703. Siamo proprio adesso, vedete, pochi pips sopra. Si è chiuso questo trend al rialzo, che lo possiamo anche cancellare. Non so se l'avevo lasciata ancora sul dollaro index, perché adesso poi vado a mettere il rimbalzo. Dollaro CHF con un giorno di ritardo, e quindi vado a tracciare quella che è la linea di supporto, la nuova linea di supporto 0,9086. Si chiude quindi questo ribasso di oltre 1 punto percentuale del dollaro nei confronti del franco svizzero. GBP USD, anche qui ci sono, vedete, quelli che sono i residui delle precedenti rialzi, e anche la sterlina, dove ovviamente preponderante l'elemento Brexit. Poco fa è arrivata anche qualche anticipazione del vertice degli leaders europei, che hanno autorizzato ad andare avanti nelle negoziazioni. A novembre potrebbe esserci un summit d'emergenza, se nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Dollaro yen era già partito al ribasso con la rossa del 9 ottobre. L'australiano pure accelera verso il supporto 0,7026, e sta arrivando con un po' di ritardo anche una possibile inversione nel cambio neozelandese contro dollaro americano, così come anche su USD CAD, che ha trovato un sostegno qui verso quota 1,3110. Quindi insomma tante situazioni interessanti. Mi raccomando, clicca sul link in basso che ti rimanda al gruppo Telegram per quanto riguarda copy trading. Noi ci vediamo domani con una nuova video analisi dedicata a Forex. Grazie, buona giornata a tutti, arrivederci.